è bastato un messaggino WhatsApp, anzi un audio che è cominciato a girare, di un papà della Matteo Mari. Beh, da lì è iniziata questa mobilitazione. Nasce così da Salerno la protesta. È stato questo genitore, intervistato ieri da Telecolore, da cui è partito tutto. Una mobilitazione spontanea che coinvolge genitori, insegnanti e non solo, che sta dilagando in tutta la regione contro la decisione di chiudere in presenza l'attività nelle scuole in Campania. Una protesta che non è stata bloccata neanche dalla comunicazione arrivata ieri dall'ente, che era consentito da oggi la ripresa in presenza nelle scuole materno-infantili. La scuola è vita, la scuola è priorità in questo momento così difficile, è l'unica certezza per i nostri bambini, per non farli vivere ulteriori paure e privazioni, per cui la scuola per noi è un luogo sicuro. Bisognerà cambiare qualcosa intorno alla scuola, però la scuola va aperta. Sono un libero professionista, quindi da questo punto di vista avrò molte difficoltà a seguire due bambine, perché ho due bambine alla scuola Medaglie d'Oro, una in prima elementare ed una in seconda elementare. Mi dovrò dotare di altri strumenti elettronici per potergli consentire di fare la didattica a distanza. Le bambine dovranno essere necessariamente seguite, quindi io non solo non potrò lavorare, ma mi dovrò dividere tra tutte e due, e spero, insomma, che in qualche modo riesca a garantire, insomma, quelle che siano le capacità, insomma, delle professoresse, delle maestre, perché io fondamentalmente posso dargli un input, però la scuola ha la necessità e le maestre hanno il metodo per poter insegnare ai bambini. Per noi la scuola è un posto, è uno dei posti forse più sicuri per i nostri bambini. L'anno scorso è stata fatta la didattica a distanza, lasciando i bambini comunque da soli a casa, e abbiamo dovuto trovare delle persone che potessero assisterli. Questo mi rendo conto che non per tutte le mamme è possibile, perché ci sono le mamme lavoratrici, le mamme che lavorano fuori, le mamme che non hanno possibilità di lasciare questi bambini a casa da soli a fare la DAD. E la DAD però è un sistema che purtroppo abbiamo visto l'anno scorso non funziona, un'applicazione che si bloccava di continuo. I bambini piccoli hanno bisogno di avere la maestra in classe e quindi di avere supporto e sostegno costante. In piazza anche rappresentanti degli istituti superiori e dell'università. Per noi di Fisciano l'università non era soltanto un luogo dove andare a studiare, era anche un luogo dove incontrarci, dove socializzare, dove fare amicizia, e noi abbiamo perso tutto questo aspetto sociale dell'università, nonché il rapporto umano con i professori, perché non è la stessa cosa studiare così a distanza, è un metodo molto più freddo, quindi non soltanto l'insegnamento, quindi non soltanto sul livello dell'istruzione, ma anche a livello umano ci abbiamo perso sostanzialmente. L'istruzione non si chiude, è per i ragazzi, l'istruzione non è con la didattica a distanza, è la presenza dell'insegnante. Perfetto. E non consentiremo né io né altre nonne che venga tolto ai nostri nipoti il diritto allo studio, perché è un diritto sancito dalla Costituzione. Alla fine dell'assemblea in piazza una delegazione ha consegnato al prefetto un documento con le ragioni della protesta e la richiesta di riaprire le scuole pubbliche partendo dalle elementari. L'evento epidemiologico è diverso da zona a zona. Si era detto che si chiudeva classe per classe se c'era un caso, si chiudevano scuole per scuole se c'erano più casi, se nel comune c'era una situazione epidemiologica grave si chiudevano le scuole del comune, invece no, abbiamo assistito a comuni che per un caso hanno chiuso tutte le scuole, oltretutto casi che venivano da fuori, venivano da altre situazioni, e adesso addirittura si chiudono le scuole in tutta la regione. È stato fatto un passo indietro, chiediamo che la regione faccia ulteriori passi indietro, a partire dalle primarie, riapra le primarie già da lunedì, e per le superiori che metta mano realmente alla questione dei trasporti. I ragazzi che purtroppo sono divenuti positivi al coronavirus in questo mese non sono nient'altro che lo 0,075% della popolazione scolastica, 900.000 ragazzi, solo 600 si sono positivizzati. Il problema sono i trasporti pubblici, dove i ragazzi e anche i lavoratori viaggiano stipati negli orari di punta. È lì che si può diffondere il coronavirus, non nelle scuole. Quindi scuole aperte di tutti gli ordini e gradi in Regione Campania.